Il libricino del Muori, puntata 26. Ho lasciato un po' di tempo per farvi elaborare il lutto della puntata, quella di prima. E quindi, ancora qui stiamo. Non chiudemo baracca e burattelli? No, perché non è finita. Ci stanno un altro po' di puntatelle, tipo questa, che è un recap. No, mica me lo ricordavo. Alla Wielli, il principe di Bel Air. Ho una malattia grave, che oggi finirà. C'è il super spiegone, perché ormai siete vecchi, Cristina. Quindi, detta notte, puntata 26. Le cose che ho già detto, playlist, fine. No, dai, ma mi stanno a dare una scusa per usare le vecchie clipine. Dai, pubblicità gratis, tutti fegatelli. No, non si lavora così. Usiamo questa puntata per fare un recapino di tutto quello che è successo, condito dai memini che hanno accompagnato la serie. Mi dovrò rivedere tutte le puntate, come fate voi, già mi commuoro. E prima dell'estate c'è sta a pennelle. Via. Iniziamo con la fine della puntata, quella di prima. Iginio Watari ed Elle Lowliet fanno una finaccina bruttina per loro e per i fan, ma non per... Ma come siamo arrivati fino a qui? Facciamo un passo indietro. Un déjà vu. Kira, il dio di un nuovo mondo, ammazza L. Perché? Io sono bravo, io sono il più bravo. Io ammazzo i cattivi. Se tu dici che sono cattivo, allora sei tu il cattivo. E invece no. Non ci voglio credere. E alla fine ce l'ha fatta. Per adesso. Ne hai fatta di strada da quando uccidesti Gino Pippo Freebooter. Senza prove, ricordamolo. Magari stava andando via al fio a scuola il nipote e gli ha preso un raptus, una malattia, se poteva salvare. È pieno così in casi del genere in Dottor House. No, il Freebooter è morto. E poi Antoncesco Sghirobolli, Sghiri per gli amici, che si presenta e se lava gli occhiali. Ecco il codice fiscale. Adesso che sto nel mondo dei più, addizionato nell'aldellà, capisco che riuscivi a sta sempre al passo con le indagini, grazie al fatto che sto libricino, già che è cascato sulla terraferma e non in mare, poi è caduto e ha preso il tipo più. Ma non ti dice da facilità simpatico, potresti avere fatta fortuna, entusiasta, amore, talento, se pari, se li regalati, con il compito. Un prezioso pezzo di oggetto nuovo, tutto il mio sognatore, un milione rispetto sopra il muro, sono riflesso, merito l'accogliente, pragmatico, educato, previdente, perfezionista. E... niente. Come niente? È un recap, non metto niente. Forse. Ma del Giappone? Ma come dite di Malta? Che son pochi, dico statisticamente, magari c'è qualcuno intelligente, ma... del Giappone, che sono gli asiatici degli asiatici. E no, figlio del poliziotto capo dell'indagine. Ciao papà. 25 puntate ci hai messo a farmi secco. Mi sa che è la Cina quella veramente che alza la media e alimenta gli stereotipi. Siccome non scendo dalla montagna del sapone, anche perché ho la stessa maglietta dalla puntata 2, ho capito che qualcuno ci spia e ho messo alle calcagna delle famiglie degli agenti di polizia 12 agenti, i miei apostuelli. Mentre Kira esegue esperimenti esplicativi estinguendo ergastolani per provare i poteri sua, lasciando un SMS, una scritta de morto schioppato. L, t'hanno mai detto che agli dei del Muori, eh? Non vi è il diabete? Che culo! A sto punto mi poteva pure venire, tanto non sono morto per quello. Potevo mangiare più dolci, mi stavo illimitando! E uno dei 12 agenti è Ray Penstark! L'uomo che si vuole rendere meno sospetto del mondo a luglio col trench, sotto le scale! Mi giro, non mi vede. E Albertandro Freebooter, cugino di Gino Pippo Freebooter. Ora vi spero. Stesso cognome, una famiglia distrutta. Ma forse è meglio così. Che? Sale su una navetta e la dirotta. Dopo aver visto una roba molto brutta, non gli regge botta e scappa come fio della mignotta. Poi una macchina lo capotta. Grazie a questo e agli esperimenti sui carcerati, riesce a scoprire il nome di Ray. Tre lettere, ce l'ho a poco. E il cognome, che non è Bandi. E a uccidere tutti gli agenti, grazie a lui, che il tornitore doveva fare. Perché si fa fregare da un 17enne con walkie talkie? Non sospetta un cazzo, fa tutto quello che gli dice. Condanna i suoi colleghi a morire malissimo e se stesso al... Yokomi, Light. È finito il tempo delle mele. Ah, no, ma come è finito? No!
non come la ragazza che ha buttato la sua vita e carriera pannagli appresso a fare la moglie trofeo geisha. Che cazzo fai? Non è proprio questa la storia. Per approfondimenti, Another Note, il serial killer di Los Angeles. Ma chi è? Naomi Misoreta, che ha lavorato con elle. Dico, chi ha lavorato? Con esse? Chi è esse? Sto cazzo! Infatti aveva capito più lei che rassettava i tatami e piava fogli di giornale che Ray, che gli andava appresso a Light. Ma siccome a Light non gli andava appresso solo lui e Ryuk come dio, ma pure la dea. Risentiamolo. Pucio la culo! Va a trovare il padre a stazione dei guardie. Da wannabe brumotti quale è? A chiacchiere. E chi ci trova? Naomi. Ma te rendi conto che poteva finire tutto la puntata 6? Ancora che te vanti d'averme battuto ridi. Ma che cazzo è? Fortunato è il settimo aggettivo, numero magico. Io sono magico. Non ce l'hai tra l'aggettivo. Per adesso. No, non ce lo metto. E prima riesce a scamparla un attimo, perché c'aveva più Naomi. Più identità. Ma pure lei, Naomi, Misora, Kingdom Hearts. Saluta Massora. Raggiungerei un lieto fine. Ma elle con un minuziosissim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 o lavoro investigativo fa sei maratone di registrazioni delle telecamere, riesce a capire che Kira si nasconde tra i pedinati di Ray, quelli dal 14 al 19 dicembre, la famiglia di Kita Mord, capo della polizia, e la famiglia di Chiro Yagami. Inizia il Grande Fratello. I concorrenti, Sayu Yagami. Età, troppo poco per mettere le telecamere in bagno. Uomo ideale, Ryuga Hideki. O quello dei due classi più grandi col motorino. Professione, mantenuta. Studentessa, la madre Yagami. Età, sti cazzi, uomo ideale. Il marito non le ha dato il permesso di dirlo. Professione, donna schiava, stereotipo giapponese. Light Yagami. Età, 17, porta sfiga ai criminali. Donna ideale, chiunque lui voglia. Professione, Dio. Ryuk, età, non si chiedono shinigami. Donna ideale, mela. Professione, spettatore come noi. E Dio. Ma in questo botta le risposte che è Death Note. Light capisce a sua volta di essere spiato e con l'aiuto di Ryuk l'imparzialissimo scopre la bellezza di 64 telecamere. In una stanza di 3 metri per 3. Stai in camera tua? Guardate un attimo attorno. Immaginate 64 telecamere. Cioè, non esiste un punto morto. Per essere escluso da ogni ragionevole dubbio, Light, conscio di mettere a rischio la sua linea invidiabile. 179 centimetri per 54 kg. È una linea, per davvero. Magna, magna le patatine, Light. Pia pure tu pacchetti. Mano destra risolve equazioni, mano sinistra uccido criminali, metti equazioni, togli i criminali. E poi, eccola, prendo una patatina e la degusto. Me la mangio! Soffio è più tipo da salato, peccato. Elle allora non può far altro che usare l'ultima tattica. Quella che manda sempre in crisi il nostro eroe. Oddio, eroe. Oddio, avevo detto bene. Cioè? No, il contrario. Presentarsi. Io sono la decima lettera dell'alfabeto. No, no, no. Io sono L leggenda. Sì, e io sono l'agenda. Io sono L. No, 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 sono L, capito? Quello vero, non come l'int. Proprio quello che te sta da caccia. Che ha messo le telecamere. Che ha visto tua sorella f***a. Oh, fregano sempre così. È così, è così. Pure Misa uguale. Segue il miglior anime sul tennis mai fatto. E poi te lo dissi proprio in faccia. Io non parlo a SPL. Oh, voi parlate in corsivo? Io parlo in Old London. Ho anticipato, ti è. Kira? È sempre stato sicuro, non sappiamo per culo per cento che tu sei Kira. Ah, si va.
Io Kira! Sì, il serial killer pazzo! Quello, un 17enne studente. Ebbene sì, quello che sta a terrorizzare il mondo. Salvando. Hai capito? Ma dai, ma non lo senti quanto è assurdo? Mentre lo dico, io gioco a Fortnite, sono un giovane normale. Se non lo sei, sciaella. Le prove porteranno a qualcun altro. Ma se non c'è nessun altro, invece c'è qualcun altro. Ma che culo. Metti su canale 5. Faccio un macello. E così se fa! Niar! No, ma tranquillo! Stampa della dignità in 3D! Team messaggio gratuito, chi te sen cula! Ukrilin, no! Chi sarà risolve la situazione a Sakura TV? Sono Ciro Yagami! Ciro! Ciro! Che fa erbotto! Signore, non può entrare! C'è divieto di parcheggio! Favorisca patente e libri! Ciro! Ciro cattivo! La mela non cade troppo lontano dall'albero! Perché tanto sa la magna riucca! Chi è st'altro Kira? Ma te sei proprio sicuro ci sia un altro Kira? Per scoprirlo, voglio invitare suo figlio a giocare con me! E per vedere se la pensa uguale! E se mi dice no no, c'è sta solo un Kira, visto che si è appena scagionato che le telecamere, e sarebbe controproducente ammettere che c'è sta un altro Kira, soprattutto perché mi vuole ammazzare, si dovrebbe fare cazzi sua. Ma se li fa, io sospetterei ancora di più. E lui questo lo sa, perché è il vero Kira, non sto scemo Kira. Ok. Fra 3 giorni è le schiatta, dai. Ma che è una prova? Allora che ne pensi? Tacci su, è una prova! Che stavo per cascà! Sì, L, sì, c'è un secondo Kira! Te lo dico, sì, contento? Sì, quanto sei bravo! Stavo gioca così allora, può far sincero. Non è niente contro di me, stronzo! Perché il secondo Kira, nome in codice scemo Kira, manda altre cassette. Dove dice le cose? Quelle segrete? Quelle che non dovresti dire? Quelle fatte li cazzi tua? Kira senpai, becchiamoci! Io lo so che tu non hai, io... Ho fatto trasparire emozione? Non sia mai! Ho visto qualcuno? No, so cretini. Bene, ma che vuol dire che non hai gli occhi? Ma che Kira è cieco? Arrestate tutti i ciechi residenti in Giappone! Ma quelli dell'Europa dell'Est o i non vedenti? Tutti e due! Meno male che non ha detto Shinigami almeno. Shinigami! I Power Key Ranger se banana splittano. Non lo so. Ma che state? Per controllare tutti i post menzionati dal secondo Key, Light si reca con Matsuda nei pressi del Note Blu, libricino blu. Tra l'altro, Ao di Aoyama significa blu. Yama invece è montagna. Montagna blu. So forte, sei stupito. No! Perché Ao significa blu in giapponese? Sì. Quindi i turisti a Roma ci sentono continuamente fa blu, fratello, blu, a vedi chi ci sta. Ao! Hai capito il mondo com'è? Ma cambia la vita sta cosa. E il cielo è sempre più Ao, nell'Ao dipinto di Ao. Però nonostante le precauzioni del dio di un nuovo mondo, Arisa Arisa lo sciocca. Perché è lei, il secondo Kira. Misa Misa. Misa la seconda. Pure terza. Misa Amane, la variabile. Ancora più potente di Light, ricordiamolo. Grazie agli occhi del muori. Con cui riesce a vedere da di tua, anche se hai messo profilo privato. Che rintraccia Light. Insomma, che vuoi? Sei venuto a ricattarmi? Ho una penna e non ho paura di usarla. Mi chiamo Misa Amane. La prima cosa che gli dice, uscendosene con la fatidica domanda: te vuoi mettere co'io? Co'io? Sì. Ryukiful. Pure gli trecci d'amore. Zan zan. Il batticuore ce l'ha uguale gli server Death Note. E poi per una serie di sfortunati eventi si trova davanti a L.
Ma perché esiste la gente oltre me che fa solo casini? Me devo rinchiudere dentro una grotta e tagliare i ponti con tutti. Questo chi è? Perché è fatto a zig zag? L'uomo Shikan? Io sono... No, non me lo dica, mi lasci indovinare. Ma infatti! Dimmi che si chiama L. Lowliet. Si chiama L. Lowliet. Argabbio! E dai però! Non lo so, voglio pure l'aiuto del pubblico. Giravirus! Un periodo molto brutto. Tutti in quarantena. Momento Ikikomori. Anche perché L. Chissà, forse non lo so, può essere che io sia Kira. Ma vaffanculo. Mi sa gna fa più. E più uscì da sta situazione, oltre ai vaccini, decide di rinunciare all'usufrutto. Dove frutto? Dove? Mio. Del libricino. Chiamar notaio. Che in questo caso è Rem. Che non ti meriti. Ora lo possiamo dire. L'ha venduta per un falso amore, un'illusione. E lei si sacrifica pure per Misa. Che poi dopo vedremo Arbaretto. Rem è morta. Vabbè. Vergogna. Rinuncia per non tradisse, visto che è stupidina. E potrebbe mandare bevuto light, così si scorda tutto ciò che riguarda il libricino. Ma cos'è che scorderò anche di light? No, quello no. L'amore non c'entra niente con la memoria. Dopo il tampone pensano di farla uscire. Rimane solo Light e Ciro, per solidarietà. Che fai, Light? Confessi? Che fai, me da dir tu? No, dico, confessi lei? Guarda che te lascio là dentro. A me frega un cazzo. E anche Light perde la memoria. A L gli sta a schioppare il cervello. Thanis, tu, qualche informazione? Dai però. L è F4issimo. Basito. Io non ci sto a capire più un cazzo. Tenta quindi il tutto per tutto con la complicità di Ciro, tornato in versione faccine rapine. Ma non rimettiamo sta scena, perché se no mi mettono minore di 18 anni pure a sto video. Pena pistola disegnata. Come è andata secondo YouTube? È vero che c'è una bellissima atmosfera. Liberi tutti, liberi oltre! Era stato tutto un misunderstanding. Light può tornare nella sua bellissima casetta giapponese, sogno di tutti quelli che leggono i manga, che il padre medio borghese si può permettere col suo lavoro. Butto i televisorini che costano. La carina. Adesso vediamo il palazzo di Paul Allen. Guarda quell'indefinita tonalità di blu, la raffinata forma tubettone. Oh mio, Kami ha perfino un L.I. Porto. Light, tutto a po'? Dove Light e Misa dovranno vivere per forza, sotto sorveglianza strettissim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 
vivamente! Tu devi ringraziare che non t'ho ammazzato nel sonno per finire tutta sta storia! Lì al gabbio! Guarda che in cuscino non costa tanto, eh! Ma che fine hanno fatto i libricini di Misa e di Light? Quello di Misa sta sottoterra. Quello di Light ce l'ha segreto. Indovina chi? Ra. Uno tra sti otto, vabbè. I Gucci della Yotsuba Group. Yotsuba, che è seguito da Rem. Perché con tutto lo scambio dei quaderni, Moriuk è legato a quello di Misa. Non più a quello old school. Raccolto da Light mentre ci stava a school. E mentre loro indagano su questi e fanno tutti i piani degni di uno che c'ha un QI di 3 cifre, forse pure 4, no, un po' troppo. Variabile Matsuda! Perché quelli stupidini in sta serie non si chiamano stupidini, si chiamano variabile, che oltre a portare il caffè, si infiltra nel complicatissimo sistema di sicurezza della Corpasso del Giaguaro. Aggiri i controlli così, nessuno se ne accorge. C'è un boomer de guardia. Ma purtroppo viene scioccato. Ma con un abilissimo piano che coinvolge la Emiflex, l'azienda dei materassi che si vanta, e anche grazie alla frenesia data dall'alcol e l'eccitazione della festa, sì, lo salvano!
scoprono che Gucci è Kira. E come lo scopro? Con una serie di cose, di puntate. No, ma dimmelo! E non romper cazzo che non stiamo manca a metà puntata, stiamo già 20 minuti di riassunto! Dillo! Con la La fretta di Gucci di dimostrare di essere Kira Misa per poi sposarla! Perché la ama! Ah! Sì! Power peggio! Come lo cattureranno? Con Sakura TV! Che manda in onda uno speciale di 3 ore dove riveleranno il vero nome di Kira! E cioè? Yusuke Higuchi! Cazzo, non l'ho detto già due di dopo! Il terzo Kira! Quarto! Higuchi catturato! E quasi ammazzato se sbatteva la capoccia a fine, eh! Ma tanto fine uguale! Ah sì, Aizawa se n'era andato, ma My Hero Academia, no shonen, un po' me, ed è tornato. Higuchi muore, perché Light, ritoccando il quaderno e scrivendo il suo nome messo per così, ne riprende il possesso. Catta! È diverso! Catta vuol dire ho vinto! Piatta vuol dire evviva! Ho sbagliato! Ho capito! Piatta, catta, fratta! Ma quindi in Giappone i foglietti mangiasoldi si chiamano gratta e catta? Fanno pure rima? Gratta, iatta e catta e accatta! Bravo! Lo tocca pure L sto libricino, vedendo così lo Shinigami! E capisce, grazie al Now Wow dei 24 puntate, che ce ne so 2 dei libricini! Non è ancora finita! Per l'altri, che gli avranno appresso, perché per lui, sì! Questo è il frutto delle mie ricerche sul caso Kira. Ve lo mando, così che voi possiate rompergli le chiappine! Aspetta, ma Watari non aveva cancellato tutto? No! Ammazzi uno di tizio con gli occhi a palla e ne spuntano 2! Vai nelle! Certo che ne ho dette de cazzate in più de 4 anni. Attenzione! Non è solo un recappone! Solo la prima metà lo era! Nella seconda si continua! Con la trama! Rieccoci al quartier generale. Matsuda ci informa che so passati 10 giorni dal funerale di L. Il funerelle che non ti hanno fatto vedere, perché non c'è nel fumetto, ma nell'anime sì, me l'avete detto in tantissimi sta scena. E che fai, non la metti? Sì, la metto. E già la conoscevo, te pare? Tagliano sempre i funerali. Questo, il funerale di Sielente. Ma in realtà non è una scena tagliata dell'anime, è una scena che hanno fatto per Death Note Relight. Death Note a piccia, c'hai da accenne. Un film diviso in 2 parti dove riraccontano tutta la pagnotta. Tipo qua. Quindi non è mai stato in Death Note vero, sia nel fumetto che pure nell'anime. Comunque, eccoci qua. Scena tra la morte di L e quello che stiamo per vedere. Pochi intimi si sono riuniti in questa celebrazione. Una tomba bianca, chiaro riferimento alla maglietta dell'asa illude che indossava. No, alla purezza. Forse, purezza L. Il colore dello zucchero che tanto amava. Tutti sono tristi. E Light, più di tutti, gli promettono che cattureranno Kira, così che possa riposare in pace. E mi sa che dormirei scomodo. Come? Mi sento come quando hanno ammazzato Remo a Romolo. Ma l'ho ammazzato lui. E tutti se ne vanno. Persino Matsuda non fa tante storie. Se vede che la situazione è proprio grave, rimane solo Light. Hanno riciclato la risata, quella che poi ha capito quale. Ma dai, siccome è un pochino, lo sappiamo, pochinino infantile, entusiasta, gongola, sa vincere sportivamente. Io sono Dio e tu sei morto, papà pero. Anzi, melo. Com'è che dicevi? Fra 3 puntate vinco. Avrei dovuto fartelo scrivere come epitaffio, ma m'avrebbero sgamato. Qua te fanno vedere proprio il lato The Light super entusiasta, eh. Il dio a 4 zampe. Il dio che no, nel senso proprio quadrupede. L'Inukami. Anche lui si accorge che non si sta regola. E voilà. I was acting. Or was I? Ma
Madonna, ragazzi, ormai non è che Light non prende le medicine. Sono le medicine che hanno abbandonato Light. Tutte le case farmaceutiche che non lo vogliono vedere, che gli sballa tutti i trial clinici, perché non guarirà mai. Transizione più aripiate, te serve aiuto della storia degli anime. Ma anche bella, non si sa perché, perché siamo tutti un po' matti in c***o, evidentemente. E continua a dire che adesso arriva il coso per Nomon. Oh, c'è pure una morte diversa per Namikawa e quelli della Yotsuba. Spoiler? Vabbè, più splatterine queste rifatte, eh? I like trains. Gli dirà meglio nella serie. Mentre il dio di un nuovo mondo scende anziché salire. Strano, evocativo. E rieccoci qua, 10 giorni dopo. Che succede, mo? Che la task force scopre la vera identità di Watari. Perché anche la pasticceria era una copertura del suo essere un famoso inventore. Quillish. Quillish. Vabbè, dopo Swinab. Quillish. Uemme. E che ha inventato? Cose. Ma lascia pa. Cose che gli fanno fai soldi. Ma che te frega. Ok. E con questi proventi aveva aperto orfanotrofi in tutto il mondo. Caruccio amava il tè Earl Grey, odiava le stanze sporche. Poteva tutto a Levi, c'avevate qualcosa in comune. E lo zaccagnava la puntata 1.5 Light. Ma non sono riusciti a trovare niente su Ryuzaki. Tiè, pagina 10 del volume 13. Nato il 31 ottobre del 1979. Adesso avrebbe 42 anni. Oh, il 31 ottobre poi. Ad Halloween. Te credo, perché era brutto. Light. Forse sta data perché è la festa dei dolcetti o scherzetti. Amava i dolci, odiava i calzini. Perché se le scarpe sono le gabbie dei piedi, i calzini sono le catene. Vabbè, ma mo che famo? Continuiamo a andare qua? Mi sto grattagliatta e cattacielo? Ma non mi pare il caso. Ma come, già che c'è sta sto palazzo, che fai, o sprechi? Light, a che punto sei nel fregarti il sistema operativo? Fatto! E in più ho ricreato la voce modificata di L. Watari per far credere a tutti che siano ancora vivi. Ma non lo sono. Queste sono le voci, noi battiti. Rimane da scegliere chi prenderà il posto di L. Perché qualcuno dovrebbe prendere il posto di L? Fa piacere che Matsuda si sia già eliminato da solo, visto che non ci arrivi, sei troppo deficiente per fa L. Perché dopo la morte di Gucci, gli omicidi sono ripresi dopo 4 giorni. E alla polizia gli stappia male, perché infinisce mai. Se gli dimo che è pure morto L, lascerebbero proprio perdere l'investigazione e la darebbero vinta a Kira. Oh, se volete far così, se ne può discutere, guarda, alla fine, c'ha mai. E allora, chi prenderà il posto di L? Chi tra voi poraccetti scartini umani e me che sono? Bello, dirigente, affascinante, simpatico, modesto, perfetto, fortuna, entusiasta, amore, talentoso, il panico, sugli sei grandi, autorità, dico, obiettivo, atletico, comprensivo, persuasivo, gentile, amato, grido, sognatore, ammirevole, rispetto, supremo, sono riflessivo, meritevole, accogliente, pragmatico, educato, previdente, perfezionista e freebooter. Visto che vuoi prendere il posto di L, hai pure ricreato la voce. Nuovo aggettivo, tutti d'accordo? Ma sì, dai. No! Trasformista! Chi lo prenderà il posto? Ma tu, ovviamente! No! È un onore troppo grande, non posso accettare. Vabbè, lo faccio io. Accetto solo però perché mi chiamo Light e c'entra con la L. Solo per questo motivo grammaticale, sintattico, pronunciativo, dizionese. Va bene. Forse avete ragione. Perché ci sono altre 10 puntate? È come se a fine gioco e torna a Sepolcride. Li sciotto argomentativamente questi senza luce, senza Light. Ma oh, ve lo dico subito, io sarò più moderato. Non mi metterò a sfida Kira apertamente. Anche perché non mi piace litigare con me stesso. Sfondi una orta aperta con noi, guarda. Siamo giapponesi. Prima di arrestare qualcuno gli chiediamo per favore. E prendo pure il posto dei Watari. Ma si va a fanculo, ma che me frega. L'unica cosa è che la vedo un po' difficile combattere il crimine mentre mi sorella mi imbocca in camera perché vuole che gli spiego le frazioni. Noto dei livelli di importanza delle mansioni pochino diverse. Potrei passarti io i soldi. Non c'è niente di strano nel dare una mano al proprio figlio se ne ha bisogno. Famiglia perfetta si riconferma. Un padre che te paga l'affitto e manco te rompe i coglioni. Ma non è possibile. Ma perché Light se lo è meritato? È bello, ti è già affascinato. Vedi che se te comporti bene e studi e gli dai retta ai tuoi. Anche apparentemente, cioè dentro potresti essere anche un pazzo psicodelico. Ma se fai così ti vogliono bene. Ma invece chi terrà il libricino del Muori? Non guardate me, non posso, fa tutto io. Poi già ce n'ho uno, sto a posto. Non ti capisco oggi. Serve qualcuno integerrimo e tosto. Matsuda! Sì, lo so.
Sì, no, state fermo. Fermo e zitto, come uno snaso. Lo prenderà Shiro. Ma Light ormai non li sta più ascoltando, visto che il padre ha già detto che sgancia se piasse il quaderno. Il suo sguardo è perso nel vuoto, vuoto che prima era occupato da L. E se si sforza tanto 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 tanto, forse lo sente ancora parlare. Tu. Stacco sul baretto! Parerri! Misa si vorrebbe rilassare, ma Light pensa solo a Edita. Ma non solo, se ne esce col propostone. Misa, poi vive co'io? Co'io? L'ho detto per farmi capire da te, e fa male. Fa male anche se è per il bene. Diventa la mia killer queen. Pensaci un attimo. Sì! Peccate questo, Piergilda! E Takata! E tutte le quattordicenni coi poster The Light! Tiè! Light, ma sei sicuro? Sei appena andato a vivere da solo! Goditi un po' la solitudine! Per scoprire chi sei! So già chi so! Sono Dio! E proprio come il creatore, si gode la vista del suo regno dall'alto. Un po' troppo, Light. Potevi pure pensare al nuovo mondo sul divano comodo. Ma anche Ryuk ha gli stessi dubbi dei fan. Perché è morto L. Non si divertimo più. E Light è stanco. De dove sempre sta ripete che no. Adesso si divertimo. Con l'attuazione del piano perfezionamento del nuovo mondo. Sei pronto, Ryuk? Sì! Prima ginnastichina alla manina. Fondamentale, il nemico numero uno rimasto al Kami, ormai è il tunnel carpale, e via a ripulire il mondo dai cattivi, no, dalle prove di tutte le magagne fatte in 25 puntate, montaggino come ai vecchi tempi, è come la scena del funerale poco prima, ma vabbè, milfa milfa, in realtà si chiama Mary Kenwood, della famiglia Kenwood, specificato, ma chi, quelli di Stereo, Sawyer, ecco come è finito nella chiesa. Mo non famo che il figlio scrive una lettera e si ripete tutto il ciclo, eh? Il suo vero nome era Thierry Morello, ma che era italiano. Quelli della Yotsuba, i primi, mi pare, a crepare in due modi diversi. Più soft, come nel manga, tra l'altro. Tutti de schioppacore. Namikawa Morello era pure impresa bene. Stava per fare il discorso motivazionelle. Sì, però aspetta, non diventa viola. Invece diventa viola. Ma ben altro motivo. Ed è così che l'attuazione del piano nuovo mondo si sostanzia, perché ora nessuno è più in grado di contrastarlo, e in questo turbinio di emozioni che plasma la natura umana, la gente sarà sempre più impaurita, ma anche grata al loro Kami! Fine! No. Una comunicazione arriva in un orfanotrofio di Inghilterra. L'ultima frappa nella manica dei geni Owatari. Così riesce a informare le genti che L è morto! E quindi anche sto vecchiettino, Roger, informa della dipartita della dodicesima lettera dell'alfabeto latino. Due persone! Sto bambino albino! Sì, sì. Complimenti, bel puzzle, vario! Ma è difficile! Ma è una merda! E finalmente ci siamo! Oh, adesso arriva il personaggio più bello della serie! E il suo nome fa pure rima con bello! Perché lui è... Lo scopriremo nella prossima puntata. Invece no, un'altra volta! Post-credit scene! Questa, non lo so perché. A fine puntata c'è sta sto frame rosa. È il mese del Pride. Oh, te la faccio vedere. Ciao ciao!